Siamo del quarto A. Un bito, una tradizione calabrese e una buona pasta e ceci condita dalle spezie e dei sapori di Calabria e dalle mani di chi sa donare. Una tradizione, abbiamo detto, ripetuta nel giorno di San Giuseppe a Crotone in un luogo speciale a cura dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Le Castella, la Quarta, guidati dai docenti Giovanni Greco, Mario Rizzuto, tecnico di laboratorio, e Maurizio Mercurio. Loro sono Pietro Rota, Francesco Deri, Andrea Sorrentino, Valentino Adamo, Kirill Romeo e Rodolfo Mario. Alcuni di loro erano nuovi a questa esperienza, guidati dai consigli degli altri compagni ed altri volontari della mensa che quotidianamente offrono il loro supporto. Un invito dunque al servizio, tra sorrisi e una buona concentrazione per dare il meglio, con i pasti più buoni, nella bellezza dei propri anni. Ma qual è il segreto per una buona pasta e ceci? Beh, innanzitutto abbiamo usato i ceci a chilometri zero del luogo, quelli antichi di una volta. Poi il cipollotto fresco, il pepe rosso, e l'olio buono extravergine d'oliva e una cottura fatta con i ceci messi un giorno prima, poi a fuoco moderato, un po' di sale e basta. E il pepe. Una tradizione che richiama umbito. Umbito, che è tipico di Crotone e dei paesi del circondario, Scandale, Torre Melissa, perché il cumbito veniva offerto alla gente, a tutti i vicini di casa, e si faceva per voto a San Giuseppe. Come spiegarlo ai tuoi studenti? Ma loro hanno collaborato, si può dire che la maggior parte delle cose l'hanno fatta loro, perché ieri hanno scelto i ceci con cura, hanno guardato se c'erano corpi strani dentro e tutto il resto, e quindi poi si è passata alla cottura stamattina presto, infatti siamo arrivati a scuola anche un'ora prima per cercare di cuocerli bene. Sono ragazzi sempre volenterosi, sempre. Alla solidarietà non dicono sempre, mai di sempre, no. Sempre, loro sempre, perché ormai la cucina è seguita dappertutto, quindi non è la cucina di una volta dove bisognava andare a cercare sul libro le ricette, queste cose qua. Adesso con i social, internet, televisione, si parla più di cucina che... E forse servire gli ultimi è più difficile che servire nei ristoranti? Beh, io l'ho fatto sempre, perché ho dell'esperienza anche del passato come cuoco nel seminario regionale a Catanzaro per 6 anni, ho lavorato con Don Renato Cosentini tanti anni, e quindi la Madonna del Condolè ho fatto con piacere, perché io sono stato il cuoco di Monsignor Agostino, si può dire, a Catanzaro, che lo ricordo proprio nel giorno di San Giuseppe, mi è venuto questo pensiero. Come si svolge la giornata all'alberghiero? Come in una scuola normale, cioè studiamo, poi ci sono i laboratori, i vari laboratori, sala, cucina e bar, e una volta a settimana abbiamo attività pratica. E oggi vi è un'attività più importante, ovvero essere a disposizione degli ultimi. Sì, siamo venuti qua con il professore Greco e ci ha chiamato e noi abbiamo dato subito risposta. Studiamo e un giorno alla settimana scendiamo in cucina. Da quanto tempo sei in Italia? Io sono 1 anno 6 mesi più Italia qua. Come ti trovi qui alla mensa dei poveri? Sì, questa mi piace volontariare e lavorare, perché questa fa a me persone aiuti, e solo aiuti io. Il tuo nome? Mio nome è Mohammad Shamsul Islam, sono bangladese. Grazie. Prego, prego, prego. E poi gli studenti veterani insegnano ai novizi. Sì. Qual è il segreto per questa buona pasta e ceci? La qualità del cibo. Conosci questa tradizione della pasta e ceci nella festa di San Giuseppe? Sì, comunque una tradizione molto bella, l'abbiamo pure ripetuta prima di venire qua. E comunque, dai, è un buon messaggio che diamo a... voglio dire che comunque questo lavoro è un lavoro... bello se comunque ci mettono la passione, se ci mettono la voglia di imparare. Beh, un bito è una tradizione calabrese più che crotonese, è una tradizione antica, è una tradizione bella che quest'anno abbiamo voluto rinnovare con questo invito che abbiamo fatto agli ospiti della mensa di Padre Pio come istituto alberghiero e come polo di Cutro, insomma. Ma perché tra gli ultimi? Perché è proprio l'essenza dell'invito. L'invito, ricordo che San Giuseppe è il patrono dei poveri
E quindi il richiamo alla giornata di San Giuseppe è proprio il richiamo all'invito ai poveri, come San Giuseppe, povero, insieme a Maria, hanno avuto difficoltà a trovare la grotta, il posto dove far nascere poi Gesù. Quindi è un richiamo sentito dalla popolazione di tutta la Calabria, in particolar modo nei paesi limitrofi a Crotone, forse a Crotone un po' meno, però la pasta e ceci è il simbolo di questa tradizione, di questa voglia di solidarietà, di questa voglia di vicinanza al prossimo. Io conosco la maggior parte di questi studenti, quindi anche fuori microfono so che non è fastidioso per loro svolgere queste giornate, lo fanno con molto piacere. Assolutamente sì, hanno fatto una gara, per la verità. Noi abbiamo rinnovato oggi, il giorno di San Giuseppe, questa nostra tradizione, questa nostra partecipazione alla mensa di Padre Pio, ma l'abbiamo fatto anche il 14 di dicembre, e gli stessi ragazzi che hanno partecipato alla scorsa volta mi hanno chiesto di partecipare anche quest'oggi. Quindi voglio dire, stiamo gemmando qualcosa di importante nel nostro istituto, cioè proprio il seme della solidarietà, della vicinanza frequentata, non fatta di parole, quella militante, insomma, riguardo al gesto vero nei confronti di chi ha bisogno. E poi vicino all'Italia, nel cuore dell'Europa, vi è una guerra che sta insegnando anche a come farsi prossimo verso gli ultimi, già molto più di quanto già noi non facessimo. Beh, il momento è assolutamente drammatico, e questi valori noi dobbiamo cercare di non solo di riscoprirli, ma addirittura di duplicarli. Non lontano da qui si sta combattendo per una guerra incredibile, inutile, assolutamente inutile, che porterà ancora più miseria all'interno della nostra già povera Europa. E di questo ce ne dovremmo sicuramente nei prossimi mesi fare carico. Se non diamo valore a determinate azioni, noi non saremo pronti per affrontare questa sfida, perché è una sfida importante che ci attende nelle prossime settimane, magari anche nei prossimi mesi. Sofia.